Attimo, qua siamo esatto. Siamo in località Chiccu Mei. Siamo arrivati a Chiccu Mei, dove metterò la tenda e passerò la notte a Chiccu Mei. Abbandonare il mare per arrivare nell'entroterra. Cosa siamo? A mezz'ora dal mare? A mezz'ora, 30 km. E non mi lascia mangiare qua da solo. Butto tutto nella tenda e andiamo a cena. Hai visto che lezione che gli ho dato? Bravissimo. Sono tornato, la tenda è pronta e si va a nanna. Sveglia all'alba, adesso sto aspettando che arrivi Simone. Mi ha detto che mi fa dar da mangiare alle pecore stamattina. È un lavoro che hanno sempre fatto i miei genitori, quindi diciamo che siamo tornati alle origini. E lavoravamo nella zona industriale di Porto Vesmo, nella fabbrica di alluminio. Okay. La fabbrica ha chiuso e quindi noi abbiamo deciso con la liquidazione di investirla e ripartire sui greggi di pecore. Il greggio è composto da 350 pecore. Praticamente l'inverno siamo occupati almeno, sì, 12 ore al giorno. Perché non ci siete voi due, ho visto che ci sono... I compagni di guida. Ci sono i compagni di guida, c'è lo staff. Cosa si fa? Facciamo un po' di formaggio e l'altro lo diamo ai caseifici. Passano a prenderlo durante proprio il periodo di mungitura, passano tutti i giorni. C'è unione, ci diamo la mano uno con gli altri. Io e Simone ci conosciamo già da un annetto, che è qualcosa di più. E ci tenevo a farvelo conoscere perché come me ama stare all'aria aperta, ama stare nella natura ed è quello che ti porta, tra virgolette, ad amare l'ambiente che ti circonda, amare il posto dove vivi, a prendertene cura. Grazie dell'ospitalità, anche grazie all'ospitalità del gregge che mi ha accolto questa notte e ci vediamo al prossimo, ci vediamo al prossimo giro. Sant'Antioco, le ragazze del CEAS, 2 metri d'onda, 2 metri d'onda ragazzi, già anche Robe. Sono qui di fronte al porto di Sant'Antioco e sto andando a incontrare i ragazzi del CEAS. Usciamo, andiamo in canoa, con la canoa trasparente, a vedere la posidonia. Vediamo le colonne. Quindi Carlotta, qui è tutta posidonia, giusto? Sì, perché questo è, noi la chiamiamo impropriamente laguna, ma è un braccio di mare chiuso, pieno di posidonia. E in mezzo alla posidonia ci sono le pinne nobilis. Quindi cercare la pinna nobilis è come cercare i quadrifogli, in poche parole. Sì. Quindi ragazzi, con un po' di pazienza troveremo la pinna nobilis. Qui, questo punto qua. Guarda. Caccia al tesoro, qua. Dov'è? Qua. Oh. Adesso... No, devo ricomporre le mie ginocchia bioniche. E la posidonia sta soffrendo tantissimo la pesca intensiva. Sì, è la pesca a strascico, l'ancoraggio. Cioè, lo dobbiamo immaginare come se fosse veramente un bosco o un prato bellissimo e ci passassimo sopra con un mezzo pesante, un cingolato. Non ci sogneremmo mai di andare in un bosco e togliere quella che è la parte che c'è del sottobosco. E adesso andiamo a scoprire tutte le altre attività del CEAS. Quindi CEAS è Centro Educazione Ambiente e Sostenibilità. Partiamo dai maestri d'ascia. Dei maestri d'ascia che ancora a Sant'Antioco lavorano, sì, che hanno i cantieri proprio non lontano da qui. Dai maestri d'ascia si passa ai pescatori.
perché i pescatori sono un altro elemento importante di Sant'Antioco. Ho visto anche la Pinna nobilis, che anche lei sta patendo un po' la pesca intensiva, lo strascico e tutto questo. Sta patendo sia questo, ma sia anche, bisogna dire, anche questa, anche se non è molto bella, sta patendo l'innalzamento della temperatura. Come questo museo è visitato da tantissimi bambini, scuole e famiglie, abbiamo pensato che forse la tecnologia ci può aiutare a con gioca al museo. Grazie della gita in mare, grazie di tutto e riprendo il cammino. Sono sul catamarano di Andrea Mura e della sua famiglia. Ho ormeggiato la moto d'acqua e adesso vi presento, facciamo due chiacchiere con Andrea. Mi chiamo Andrea Mura. Oggi, grazie tra virgolette alla pandemia, abbiamo deciso insieme alla mia famiglia di acquistare questo catamarano per girare il mondo con la famiglia. La barca è in grado di essere autosufficiente. Totalmente, perché potrebbe navigare intorno al mondo senza mai fermarsi, un po' come nel film Waterworld di Kevin Costner. Aspetta un attimo, fammi vedere te le branchie dove ce le hai. Autosufficienza in corrente, e ce l'abbiamo grazie a 18 pannelli solari da 90 watt, ci permettono di tenere accesi tre frigoriferi, di cui un grande freezer, tre frigoriferi da 180 litri, oltre a due generatori eolici inglesi, che producono anche loro corrente quando c'è vento, e due dissalatori, uno da 220 volt che produce 200 litri l'ora, più un altro a 12 volt che produce altri 100 litri. Il gasolio lo useremo al minimo, lo usiamo al minimo, giusto per le manovre in porto e qualche spostamento. Sì, solo bottiglie di vetro, mettiamo l'acqua dissalata nelle bottiglie di vetro, poi le metto in frigorifero, le metto in frigorifero e abbiamo... Fa anche la gasata, ecco. E quindi adesso il progetto di vita come si evolve? Si evolve che adesso, finita l'estate, lavoro per partecipare al giro del mondo. Sono circa 120 giorni in mare, quindi legata a tosta. Io ho deciso di circunnavigare la Sardegna e mi credevo pazzo, ma questo me le dà di santa ragione. Adesso sto qua ancora un attimo con loro e poi riparto.